Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Indulgenza. La parola indulgenza, che a causa della manualistica scolastica anticattolica evoca nel sentire comune immagini di corti rinascimentali, predicatori sornioni e tintinnare di monete, è in realtà molto adatta a descrivere lo stile della misericordia divina. Indulgente viene dal latino indulgere, e ci sono due ipotesi circa la formazione di questa parola. Da un lato c'è chi vi ravvede in, di moto al luogo, più dulcis, e quindi significherebbe che va verso la dolcezza. Per altri, in si unirebbe alla radice europea dalg, che si riferisce all'area di significato del dovere e del debito, e dunque una persona indulgente sarebbe una persona che sente di dover dare qualcosa. Potremmo unire le due sfumature semantiche per tradurre indulgenza con senso del dovere che porta a dare dolcezza, o meglio ancora, tendenza dovuta alla dolcezza a sentirsi obbligato a dare. Dio, che è il sommamente libero, ha deciso di sentirsi obbligato ad amare gli uomini, creati a immagine del suo figlio e lavati dal suo sangue. Dio non può non amare, ha scelto di volere sempre e irrevocabilmente la salvezza di ogni uomo. Gli atti di culto e le opere di misericordia, che avrebbero potuto essere visti semplicemente come la doverosa risposta dell'uomo al suo Dio, sono stati invece resi da Dio e dalla Chiesa atti meritori per l'uomo che li compie, affinché possa conseguire più facilmente la salvezza, raggiungendo per mille vie diverse il perdono e la grazia. Ecco il senso delle indulgenze, ovvero dei doni di grazia riparatrice che la Chiesa associa a vari atti ed eventi del cammino della vita cristiana. Quanto sia grande l'indulgenza di Dio, cioè l'urgenza di Dio di riscattare la fragilità dell'uomo, si evince bene dal numero 28 del Manuale delle Indulgenze, che indica un'indulgenza molto particolare. Recita così il manuale: «Il sacerdote che amministra i sacramenti al fedele in pericolo di morte non trascuri di impartirgli anche la benedizione apostolica cui annessa l'indulgenza plenaria. Se l'assistenza del sacerdote è impossibile, la Santa Madre Chiesa concede ugualmente al fedele l'indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera». La condizione, purché abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera, supplisce in questo caso le tre solite condizioni richieste per l'acquisto dell'indulgenza plenaria. Così il manuale, possiamo dire in altri termini, l'unico requisito necessario per ricevere la grazia, quando tutto il resto, vita compresa, viene meno, è che la si desideri. Questo desiderio, per quanto tiepido, incostante, o nel finire della vita ormai appannato, troverà subito pronto a rispondere il Dio che per la sua dolcezza si sente obbligato a dare.